La migliore locomotiva del mondo. Connor e Caitlin sono due locomotive molto veloci che amano fare delle corse mentre portano i passeggeri avanti e indietro dalla terraferma. Sembra proprio che oggi vincerò io. Questo lo vedremo. Ma poi ci fu un problema. Bella frenata di emergenza, Caitlin! Scusa! Avrei dovuto togliermi di mezzo, ma ho subito un guasto! Non posso muovermi! Non c'è niente di cui scusarsi, Emily! Succede a tutti quanti di rompersi prima o poi! Ma perché ancora non siamo partiti? Cosa sta succedendo? Prima che tu vada, Caitlin, posso chiederti di darmi una spinta fino a quel binario di servizio? Non ti preoccupare, Emily. Posso cambiare di binario e superarti. Ma è solo una spintarella. Oh no, no, va bene così? Ho già fatto, vedi? Non passò molto tempo prima che Caitlin tornasse indietro. Ciao, Caitlin! Aspetta, dove sono i tuoi vagoni? Non ho bisogno dei vagoni. Adesso ti porto all'officina. Non avrai pensato che ti avrei lasciato qui da sola, vero? È chi penso che sia, Emily! È Connor! Buonasera, signore! Sembra che vincerò di nuovo io, Caitlin! Che la gara abbia inizio! Wow, Caitlin! Sei veloce! Veloce? Questo non è niente, ma, beh, tu sei un po' più pesante dei miei vagoni. Più pesante? Non offenderti, Emily, ma tu sei una locomotiva bella grande. Proprio come me! L'abbiamo preso! Si sta fermando! Ci vediamo, Connor! Il mio cappello! Non ci volle molto tempo prima che la velocissima Caitlin arrivasse all'officina con la povera, malandata Emily. Ed Emily era rimasta molto colpita da Caitlin. È stato grandioso, Caitlin! Sei incredibile! Incredibile? Non direi proprio. Sono soltanto veloce. Ecco tutto! Caitlin è così veloce, Victor! È stato fantastico! Deve essere la migliore locomotiva del mondo! A dire il vero, Emily, essere veloci non è tutto nella vita. Lo so, ma Caitlin ha anche un aspetto meraviglioso. La sua linea è così slanciata e armoniosa. Quello è solo un rivestimento. Sotto a tutto quell'acciaio, Caitlin è solo una locomotiva come tutte le altre. I meccanici non possono fare niente per cambiare la mia forma, Victor. Perché mai vorresti fare una cosa simile? Tu sei una grande locomotiva, Emily. Non hai bisogno di cambiare. Pochi giorni dopo, Emily era tornata al lavoro sulla linea principale. Ciao, Emily! Ciao, Caitlin! Wow! Sembri nuova di zecca! Ti hanno riverniciato? Solo un ritocchino. Ma qualsiasi cosa facciano, io non sarò mai fantastica come te. Oh, ma che sciocchezze! Tu sei una locomotiva meravigliosa e poi puoi portare tanti tipi di treni. Io invece devo portare quasi sempre passeggeri. Non mi dispiacerebbe cambiare un po' di tanto in tanto. Ci vediamo! Ciao, Emily! Emily? Qual è il problema? Il fatto è che
Caitlin è migliore di me in tutto quanto. Tutto quanto? Non può essere migliore di te in tutto. Ma lo è, Thomas. Lo è davvero, non scherzo. Non essere sciocca, Emily. Sii orgogliosa di te stessa. Solleva in alto la tua pala e grida forte. Io sono una locomotiva molto speciale e non c'è nessun altro come me. Ma io non ho nessuna pala. E Caitlin è davvero migliore di me in tutto quanto. Le altre locomotive sapevano che Emily era infelice, ma non sapevano come tirarla su di morale. Ti piacerebbe portare il treno della corrispondenza, Emily? È divertente. No, grazie, Percy. Ci sono. Potresti essere la mia locomotiva di supporto domani. Sono diretto sulla costa, ad Arlesburg. Come no, James? Tutti vorrebbero essere la tua locomotiva di supporto. Poi, un giorno, Emily andò a fare una consegna al castello di Ulstead. Ciao, Emily! Caitlin, hai subito un guasto anche tu? No, ma il mio macchinista ha sentito un rumore strano, quindi mi stanno facendo un controllo. A posto! Sembra proprio che stavolta mi batterai scendendo dalla collina. Emily si diresse verso il fondo della ripida collina. Ma poi ci fu un problema. Aiuto! Aiuto! I miei freni! Non mi funzionano i freni! Aiuto! Stai attenta, Emily! Oh, non riesco a fermarmi! Devo assolutamente rallentarla. Sta tranquilla, Caitlin. Ti tengo io. Questa volta era Caitlin a dover essere portata fino all'officina ed Emily era molto fiera di essere lei la locomotiva che l'accompagnava. Oh, ecco perché non mi piace spingere. Mi si rovina sempre la carrozzeria. È per questo che non mi hai voluto spingere sul binario di servizio, per via della tua carrozzeria. Sì, mi dispiace tanto. Non sai quanto vorrei dei respingenti come i tuoi. Sei stata proprio fenomenale oggi, Emily. Sei una locomotiva davvero coraggiosa. Succede a tutti di subire un guasto prima o poi, Caitlin. Sono davvero fortunata ad avere un'amica come te. Grazie per avermi aiutata. E anch'io sono molto fortunata ad avere un'amica fantastica come te. Ha ha ha!